minaccia di tagliare i sussidi ai paesi di provenienza da questo evento. Giovanna Monte. Sfiniti, i primi migranti arrivati in Messico si accampano nella piccola piazza di Uxla, in Chiapas. Camminano da più di 8 giorni, fa molto caldo e umido e la loro sopravvivenza dipende dalla generosità di chi lungo il percorso offre loro da bere e da mangiare. Perché sono partiti senza niente, qualche coperta infilata negli zainetti per tenere i bambini coperti durante la notte. Eppure loro sono i fortunati, quelli che sono riusciti a passare i controlli alla frontiera messicana. La prossima frontiera sarà quella degli Stati Uniti ed almeno altri 10-15 giorni di cammino. Dopo la morte di 2 migranti caduti nella ressa del camion dove cercavano di salire, la gente riprende la strada a piedi sotto il sole del Chiapas, terra di campesini, contadini poveri che offrono quello che hanno. L'unica cosa che posso dire è che bisogna essere più umani, ragionare con il cuore, mettersi al posto dei migranti. Critichiamo Trump per come trattano i messicani, non dobbiamo essere come lui. Il presidente intanto irremovibile decidono a farli entrare, porta il dramma della carovana dei migranti all'interno di un'infuocata campagna elettorale e l'immagine di migliaia di disperati in marcia ispira paura e allarme in molti degli americani che il 6 novembre voteranno per il rinnovo del congresso.